Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno Avvento, prima settimana, sabato. Sabato è il giorno di Maria, ma tutto l'Avvento è tempo mariano, è tempo di Maria in quanto lei è stata prescelta da Dio, dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo, per portarci Gesù, il Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ormai è nell'ultimo mese, perché lei, sin dal 25 di marzo, il giorno dell'Annunciazione, quando ha detto il suo sì a Dio, un sì da sposa tra il cielo e la terra. E il Verbo si è fatto carne nel suo grembo. Come ogni donna gestisce la vita, lei ha dato tutta se stessa, la sua anima, il suo corpo, il suo immacolato giardino, il grembo, e il Verbo si è fatto carne in lei. Da quel momento Maria è diventata il tabernacolo vivente, l'ostensorio vivente, la chiesa di Dio, e in lei c'è il capo della chiesa e noi siamo le membra di questo corpo mistico. E quindi è madre di Gesù, certo, perché ha donato a lui la sua natura umana, la natura umana che discende dal seme della donna, dal suo grembo, ma per la concezione, l'adombramento dello Spirito Santo. Un connubio unico nell'universo. Dio con lei, con noi. Dio che si è fatto carne, perché attraverso questo corpo, corpo purissimo, virginale, come quello di Maria, perché tutto suo è dello Spirito Santo, Gesù salirà sulla croce dopo averci insegnato tramite gli apostoli, tutto ciò che era dovuto per la sua Chiesa, per il corpo mistico e attraverso il suo sacrificio, donando questo corpo purissimo, virginale, immacolato sulla croce, ma è il corpo ricevuto dalla Vergine Maria, potremmo dire lo stesso corpo, ma ormai arricchito infinitamente dalla presenza del Verbo. La seconda persona, il Figlio di Dio, e il Verbo si è fatto carne in lei. È l'Avvento. Con questo grande dono, ecco che il profeta Isaia ci dice che noi come popolo, popolo di Sion, popolo di Gerusalemme, popolo della Chiesa, non dovremo piangere più, pur avendo ancora delle sofferenze che vengono chiamate appunto così il pane dell'afflizione, l'acqua della tribolazione, le sofferenze. Ma il Signore è con noi, quindi rivelerà il suo volto, i suoi occhi sono su di noi e ogni volta che pregheremo il Signore Dio ci ascolterà. Come poteva il Figlio di Dio non ascoltare la voce della madre? Quante volte la Vergine Madre avrà appoggiato le sue manine sulla sua pancina per adorare il Re, il Figlio di Dio, il Re del Re, che discendeva dal seme di Davide, come dirà San Paolo nelle sue lettere, nato da donna, ancora è San Paolo nella lettera ai Galati, è nato da donna perché noi ricevessimo l'adozione a figli.
Allora, se siamo figli di Dio, siamo attraverso la Madre di Dio anche figli della Madre di Dio. Ricchezza quindi di una presenza misteriosa, divina, altissima, e la pienezza della grazia attraverso la Immacolata è in mezzo a noi. Vedremo il volto di questo bambino. Nel Vangelo, il Vangelo di oggi che ci viene offerto da San Matteo, certo abbiamo Gesù già adulto, è in mezzo a noi, va predicando nelle sinagoghe. Il regno è lui stesso, è il regno del Padre, il regno di Dio, da instaurare nelle nostre anime. Ma c'è tanto da fare. E dice il Signore, considerando la situazione, che ci sono tanti che vorrebbero ascoltare, ma sono come pecore senza pastore, senza guida. E lui diventa il vero buon pastore, inviato dal Padre. Ha vicino a sé alcuni collaboratori, sono gli apostoli, i suoi discepoli. Nel Vangelo vengono chiamati spesso i discepoli. Dobbiamo essere anche noi discepoli del Signore, discepoli anche della Vergine Madre di Dio, perché lei ci porta sempre a Gesù. E Gesù, poiché dice di pregare il Padre, di mandare altri operai, ma alcuni ne ha, e allora li arricchisce degli stessi suoi poteri. Chiama a sé i dodici e dà a loro tutti i poteri, potere di scacciare gli spiriti impuri, di guarire ogni malattia e ogni infermità. E dice: andate in primo luogo presso le pecore perdute di Israele, radunatele e dite che il regno di Dio è vicino. Voi potete guarire, voi risusciterate perfino i morti, voi purificate i leprosi, voi cacciate, caccerete sempre i demoni. Tutto questo è ricchezza di Dio, quindi quello che avete avuto gratuitamente, gratuitamente, date come figlio di Dio, gratuitamente si è offerto per la nostra salvezza. Quanta ricchezza nella Chiesa! C'è come un compendio nella Chiesa, è il cuore della Madre. È lei che guida insieme al suo Figlio Divino gli Apostoli, e lungo i secoli, dobbiamo riconoscere questo, la Chiesa garantisce attraverso dogmi mariani il vero percorso, percorso di ripresa di tutte le virtù. Così lei è sempre vergine, lei madre di Dio. Anche noi dobbiamo gestire la vita divina dentro di noi. E quindi è come essere madre di Gesù. Chi fa la volontà del Padre mio, dice il Signore, è mio fratello, sorella e madre, come mia madre, la Vergine Maria. Avviciniamoci a lei. Riceviamo questa luce e dell'abbondanza del suo seno, come dice la Scrittura, riceviamo pienezza di vita, vedremo il suo volto, il volto di Gesù, Gesù bambino nel mistero del Natale, ma Gesù che si rivela ai santi, soprattutto quelli che amano di più, si lasciano trascinare dall'amore di Dio, lo Spirito Santo che si effonde in noi, come in Maria si è effuso. Attraverso questo amore noi possiamo ancor più crescere nel donare a Dio gloria, nel diffondere il Vangelo, nel distribuire tutta questa ricchezza che non è solo per i santi dodici apostoli e per tutta la Chiesa, per ciascuno di noi. Evangelizziamo, annunciamo il regno,
con misericordia divina nelle anime. È Natale. Una grande luce risplenderà su tutto il mondo, risplenderà nei nostri cuori. Guardiamo a questo ostensore di luce che è la Vergine Maria. A lei ci affidiamo. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Per intercessione della Vergine Madre di Dio, scenda questa benedizione abbondantissima su tutta la terra. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.